Ciao, un saluto a tutti, io sono Guido e bentornati a questo nuovo video tutorial su After Effects Basic. Oggi volevo parlarvi di testo e nello specifico di come animare un testo utilizzando i preset che After Effects ci mette a disposizione. Partiamo subito col creare una nuova composizione che chiameremo in questo caso animazione testo, che lasceremo a 720x576 come risoluzione e con una durata di 10 secondi, che in questo caso è più che sufficiente per vedere quello che andremo a fare. Clicco su OK ed ecco che, come al solito, il nostro buon After Effects ci crea e ci dà una nuova composizione nera. In questo caso, a questo punto, per rendere un po' più colorata e vivace e soprattutto un po' più visibile quello che andremo a fare, andiamo a crearci qualcosina di un pochettino più interessante. Creiamo in questo caso un nuovo livello di tinta unita che lasciamo a 720x576 di un colore nero per il momento e che chiamiamo background. Questo nuovo livello, qualcuno potrà dire, vabbè, ma nero su nero che cosa è cambiato? Niente paura ragazzi, perché dal menu effetti, genera, sfumatura, andiamo a crearci una sfumatura per rendere un pochettino più colorato. Ovviamente la sfumatura che After Effects ci crea di default è una sfumatura che va dal nero al bianco, molto molto triste, e per colorarci un attimino di più la vita e l'esistenza, cominciamo a partire da un bel rosso per arrivare, che ne so, a un mezzo violetto, in questo caso così, bella colorata. Benissimo, a questo punto, una volta che io mi sono creato il mio bel background colorato e sfumato, sono pronto per andare ad inserire il mio testo. Dal menu degli strumenti in alto, clicco su T, clicco su la mia composizione, a questo punto sono pronto per digitare il mio testo, che guarda caso sarà Photoshop. È di colore bianco, posso ovviamente cambiare e utilizzare qualunque tipo di colore, ma in questo caso mi va bene così, e vado a centrarlo all'interno della mia composizione. Utilissimo, non stancherò mai di ripeterlo, l'utilizzo, come abbiamo già visto, della sicurezza azione titolo, ovvero la nostra bella griglietta che ci dà la possibilità di centrare in maniera perfetta e precisa il nostro titolo all'intererno della nostra composizione. Ed eccoci qua. A questo punto, semplicemente come ripasso, abbiamo già visto nei tutorial precedenti che tutto quanto è a livelli all'interno di After Effects può essere animato, compreso anche il nostro titolo, in maniera semplice e facile. Giusto per un piccolo ripasso, andiamo a animare come esempio questo titolo Photoshop, per esempio sulla scalatura. Quindi, cliccando e pigiando il tasto S della tastiera, mi si apre sotto il livello Photoshop il mio menu della scala. Posiziono la mia barra di timeline al frame 000 e scalo in maniera proporzionale il mio titolo in questo modo. Clicco sull'orologino, lo stopwatch di fianco al menu della scala ed ecco che mi viene creata una chiave di animazione che definisce la scalatura rispetto al tempo del mio titolo Photoshop. Vado avanti di un paio di secondi con la mia barra temporale, riscalo di nuovo il mio marchio, il mio logo o il mio titolo, accorcio un attimino la barra di previsualizzazione all'interno della timeline ed ecco che io la mia animazione l'ho creata in tempi rapidissimi. Zero dal tastierino numerico e After Effects mi propone l'anteprima RAM della mia animazione in scalatura. Ovvio e ovviamente questo tipo di animazioni, che possono essere anche fatte in entrata da destra a sinistra, sinistra a destra, alto basso, basso alto, sono cose molto molto semplici da fare e da utilizzare nel caso in cui o non si abbia molto tempo o il nostro cliente non abbia particolari esigenze o il nostro video filmato non abbia grosse pretese dal punto di vista della titolazione iniziale. After Effects però ci propone e ci dà una serie invece di preset che rendono molto più carine, divertenti e anche creative le animazioni di lettering e quindi di titolazione.
dove sono presenti, vengono già fornite con il software e sono presenti all'interno di una cartella di installazione a questo percorso che io vi dico e che vi mostro in questo momento, che è Program Files o Programmi a seconda dell'installazione di Windows che avete, menu Adobe, Adobe After Effects CS3, Support File, Preset e in questo caso Text. Per chi ha Bridge, questo percorso è utile perché Bridge ci dà la possibilità, sempre cliccando e entrando nelle cartelle sullo stesso percorso, di andare a previsualizzare in maniera visiva, così, quello che sono le animazioni di preset, e quindi darci già un'idea di come la nostra animazione potrà venire a seconda del titolo che noi abbiamo settato all'interno della nostra composizione. Lascio a voi ovviamente per ragioni di tempo la voglia di spulciare una per una queste animazioni, che posso dirvi sono veramente veramente tante e soprattutto combinabili fra loro. Vedremo adesso immediatamente come scegliere, usare una o più di questi preset all'interno della nostra composizione di After Effects. Ed eccoci qua, torniamo al nostro titolo Photoshop. Se apriamo il pannello effetti e impostazioni predefinite, che normalmente comunque si trova in basso a destra della nostra area di lavoro, noteremo che come prima cartella After Effects ci propone questa cartella che si chiama impostazioni predefinite di animazione. All'interno di questa c'è un'altra cartella che indica che all'interno di essa ci sono dei preset, quindi delle animazioni già pronte, già fatte, già utilizzabili. Se clicco sulla o apro la cartella text, ecco che mi si presentano una serie di cartelle che non sono nient'altro che le cartelle che vi ho fatto vedere prima presenti sul nostro hard disk. Eccole qua, 3D Text, Animate In e Animate Out. Benissimo, sono già presenti all'interno del nostro software, quindi non mi resta altro che aprire a caso o a seconda della necessità di quello che ho visto in Bridge precedentemente e scegliere uno di questi preset. In questo caso apro la cartella Animate In, che mi definisce le caratteristiche di ingresso, quindi come entrerà il mio titolo all'interno della mia composizione, e per ovvie ragioni di tempo scelgo il primo. Per applicarlo al mio titolo Photoshop non faccio altro che selezionare il mio livello al quale voglio applicare l'effetto presettato, e con un doppio clic sullo stesso applico esattamente il preset di scelto. Ed ecco qua che se io vado a muovere la mia barra temporale all'interno della timeline, l'animazione di preset mi viene proposta immediatamente. Ovviamente però non è tutto qui, perché come potete vedere questa animazione ha un tempo definito, ma che io posso andare a modificare sempre e comunque. Come faccio? Aprendo il mio livello e dal mio menu testo vediamo che After Effects ha aggiunto un menu che si chiama animatore. A questo, aprendo ulteriormente il menu animatore e il menu selettore intervallo, noterò che ci sono, che sono state impostate due chiavi che definiscono, sono questi, chiamiamoli rombetti, che definiscono l'inizio e la fine della mia animazione, che potrò sempre e comunque andare a modificare secondo le mie esigenze e temporizzare secondo quelle che saranno ovviamente le mie esigenze di produzione, di post-produzione, di entrata e di uscita del mio titolo. Quindi, semplicemente, definiamo che per esempio il mio titolo debba entrare a circa mezzo secondo dall'inizio dell'animazione. Sposto la mia barra giusto per avere un riferimento temporale, prendo la prima chiave che è quella che mi definisce l'inizio e la sposto all'altezza della mia barra, a quindi 12 frame. La fine la definisco semplicemente impostando e muovendo la chiave di fine, per cui se io decido che questa animazione debba durare circa 2 secondi, vado a 2 secondi e mezzo circa e sposto la mia chiave. Ecco qua che io ho creato un'animazione che comincia mezzo secondo dopo l'inizio del mio video filmato e che finisce esattamente 2 secondi dopo. Ovviamente più sposterò verso l'inizio la mia chiave di fine, più questa animazione sarà corta, più allungherò
e quindi sposterò e renderò più largo questo spazio fra l'inizio e la fine, e quindi ovviamente la mia animazione sarà più lunga. Una volta che ho definito e temporizzato la mia animazione spostando queste due chiavi, clicco, faccio 0 dal tastierino e After Effects mi propone l'anteprima RAM della mia animazione di testo di Photoshop. Semplice, facile, veloce. Anche per oggi è tutto, Guido vi dà appuntamento al prossimo video tutorial, ci vediamo su Total Photoshop e un saluto a tutti, ciao!